vita e sul palcoscenico, nello schermo, sai, ci hanno incantato delle generazioni. E forse, chissà, lassù sono ancora insieme. Sono Federico Fellini e Giulietta Masina. Ladies and gentlemen, Federico Fellini. Let me make only one name of an actress who is also my wife. Thank you, dear Giulietta, and please stop crying. Grazie. Francesca Fabbri Fellini, buongiorno. 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 Siamo onorati di averti. Grazie, Francesca. Grazie e tutte le volte lo so, tutte so. Le volte che si vede questa scena bellissima di Federico e Giulietta è un qualcosa che fa venire anche perché era pochi mesi prima che poi Federico se ne andasse. Purtroppo era marzo del 93 e questa credo che sia bellissima questa scelta che avete fatto oggi dell'Oscar alla carriera con questa standing innovation. Questa standing innovation che tutto il mondo americano ha fatto a Federico con il quinto Oscar che gli hanno riconosciuto ed è quello, Lucia, più importante, come tu sai, perché è quello riassuntivo, è quello che raccoglie tutto. Di tutta e una guarda carriera. Caso, lui ha chiamato, tra le tante attrici che poi ha saputo lanciare, l'unica forse grande, la vera attrice di Fellini era sua moglie, è stata assolutamente sua moglie. Infatti quando oggi ricordiamo che questo 30 ottobre è bellissimo perché oggi sarebbero 72 anni dal loro sì, dal giorno che si sono sposati. Questa è la dichiarazione a livello mondiale, planetario, sì. Più bello che Federico, dedicando l'Oscar alla carriera alla sua Giuliettina, alla sua piccola, grande, immensa compagna di una vita. Francesca, tu tra l'altro sei cresciuta sulle gambe di Federico Fellini e di zia Giulietta, tu sei la figlia della sorella di Federico Fellini. Tu hai detto tutto parte da quel giorno. Sì. Oggi 72 anni, un giorno che celebra, no? Che viene celebrato in una maniera un po' singolare. Federico e Giulietta un po' squattrinati, lo possiamo dire. Cioè, lui, visto, non lei. Lei stava abbastanza bene. Lei stava abbastanza famiglia. Bene, assolutamente sì, di famiglia. Viveva in questo appartamentino con una zia in via Lutezia numero 11. Era una signorina bene, aveva questa zia che faceva parte della famiglia del calzaturificio di Varese, studiava, una ragazza che scuole dalle suore, le orsoline, scuole dalle suore, una grande educazione, una grande forma mentis che poi l'ha accompagnata e l'ha formata per essere accanto ad un genio per tutta la vita. Federico era squattrinato ma era genio, perché Federico prende questo treno che parte da Rimini quando aveva 19 anni con i buchi nelle tasche, quindi vuol dire che c'era poco in tasca, ma era un genio, quindi faceva caricature, lavorava al Marco Aurelio, lavorava per l'EIAR, l'allora EIAR, no? E lì è stato l'incontro stregato tra questi due. Assolutamente sì, è stato un incontro stregato perché lui scriveva questo Cicco e Pallina, che era questa commedia radiofonica, e la sua pallina era appunto Giulietta. C'è questo incontro nel 41, perché la cosa bella, Lucia, che Federico disse per tutta la vita è che lui, il giorno che ha incontrato Giulietta, quello è stato il giorno più importante della sua vita. Un coup de foudre che ha colpito Giulietta per gli occhi neri di Federico e dice: dentro quegli occhi io mi potevo perdere, no? Che cosa secondo te
vede Federico in questa piccola donna. Questa è una foto molto bella, questa è una foto di Federico proprio del 41 che manda con dedica alla nonna, una foto tra l'altro d'archivio veramente che vi ho portato come regalo per la vostra bella trasmissione. Qui lo vediamo, ma lui che cosa vede in Giulietta? Lui innanzitutto vede un punto di riferimento in Giulietta, loro si sposano nell'appartamento di Giulietta, stiamo parlando che eravamo in periodo nel 43. Loro sono sposi di guerra, no? Roma città aperta, sì, basta pensare al titolo di questo film ed era la loro, il periodo che stavano vivendo. Giulietta aveva questa solidità che per Federico era importante, che ha riportato la forza di mia nonna, Ida Barbiani, la mamma di Federico, di mia mamma e dell'altro fratello Riccardo, che era un generale, con gli stessi occhi forti di Giulietta, ma nello stesso tempo Giuliettina, la sua spippolo, come la, questa è mia nonna, questa è un'altra foto molto bella, la mia nonna Ida, a 3 giorni dalla mia nascita, vicino alla mia giraffina che tra ancora l'altro, oggi facciamo una parentesi, Francesca, tu sei stata attesissima, non soltanto, no, da, ma anche da Federico e da Giulietta, perché insomma sei arrivata dopo 10 anni. Sì, io sono arrivata dopo 12 anni di matrimonio, quindi c'è questa cosa carinissima perché Federico e Giulietta sono stati i miei padrini, esatto, in matrimonio. Esatto. E quando Federico viene a Bologna e vede la culla, cioè che bellina la bamboccia, è nata con la ruggine perché è stata rossa, lì per 12 anni, bellissima, perché è rossa. Bellissima, cioè, una cosa bella, tenera questa immagine, perché i miei genitori erano scuri, corvini di capelli, e c'è questo il discorso, questo è il giorno del mio battesimo, essere in mezzo a queste due belle creature che mi hanno accompagnato e mi hanno dato tantissimo, e ancora oggi loro mi donano Francesca, degli momenti per belli. Quell'occasione, matrimonio fatto in casa da un signore che aveva la dispensa di poterlo fare, perché erano certo, tempi di guerra, giustamente, certo, Federico sì, mette in opera un piccolo capolavoro, che è sì, la partecipazione, noi ce l'abbiamo in grafica, tu ce l'hai portato, sì, ed è una partecipazione che già dice tutto, se volete. Dice tra un tutto po' la questa vediamo. Partecipazione, questa sono io sulle spalle, questa è una partecipazione, questa è una chicca che vi ho portato, perché in questa partecipazione voi vedete la differenza degli indirizzi che sì, Federico posiziona, perché loro ovviamente vivevano in due appartamenti con due indirizzi diversi, no? Giulietta, poi Federico, c'è questa cosa bellissima, le nuvole, i due cuori incorniciati, lui com'era che si disegnava poi con questa testina a forma di cuore, no? E prima l'avete visto, gli assomiglia moltissimo, sì, sì, a quella foto del 41, e poi la sua Giuliettina, quindi avere le partecipazioni con un disegno di Fellini, credo che cioè, già adesso sia, sarebbero proprio sia, merce rarissima, sì, tra insomma, l'altro questa, anche di un questa, certo questa tra pregio. L'altro quella che vi ho portato è proprio quella che lui spedì alla nonna come partecipazione. In questo appartamento, perché noi ci immaginiamo sempre i grandi con i matrimoni che siamo abituati a vedere ormai, soprattutto no? Adesso, sì. Giulietta aveva cucinato tutta la notte, perché Giulietta era una grande cuoca, aveva questa passione, essendo una buona emiliana, di fare le cose buone, quindi aveva cucinato le lasagne, aveva cucinato tutte le cose che piacevano a Federico, una bellissima zuppa inglese che è stata la torta del loro matrimonio. E poi pensiamo a quelli che sono i testimoni di questo, chi c'è in quella stanza di quel matrimonio. Poche persone innanzitutto. Pochissime. Vittorio Caprioli, il meraviglioso attore che purtroppo i giovani di oggi, insomma quest'Italia che un po' dimentica, andate a riscoprire chi era Vittorio Caprioli, un grandissimo, grandissimo attore, grande amico di Giulietta, fa il testimone a zia Giulietta, mentre invece Rinaldo Geleghe, il pittore, il grande artista, amico di una vita, grande ritrattista, amico di una vita di Federico, testimone di Federico. Lo zio Riccardo canta l'Ave Maria di Jeannot. È qualcosa di straordinario, dico, mi sarebbe piaciuto essere una mosca bianca, zia Giulietta ha un cappellino con degli uccellini sopra, si può permettere solo un vestitino molto tranquillo, non c'è il vestito bianco che
ovviamente tutte le spose sognano. Da regina, che noi siamo abituati a pensare. Da regina, ma quella giornata è una giornata speciale. Loro non fanno viaggi di nozze perché ovviamente... Ma raccontiamo dove stiamo... se ne vanno, Francesca, perché questo fa allora, capire già tutto. Questi ragazzi dove se ne vanno? Questi due giovani sposini si prendono per mano alla fine di questo pranzo e vanno in un teatro. Ed entrando in questo teatro hanno una sorpresa. Vanno dove nel teatro sta muovendo i primi passi un attore, che è un grande amico loro, che farà in importanti passi sia con Federico che con Giulietta, che è il grande Alberto Sordi. Alberto Sordi in questo teatro fa fermare tutto e dice: cari amici, caro pubblico, fa accendere le luci in sala, stanno per entrare due amici che oggi si sono sposati, Federico e Giulietta, di loro sentirete parlare. Una profezia. Beh, tra l'altro l'abbiamo visto nella lo Sceicco Bianco prima, bellissima. Un minuto qua che è passato. Allora, bellissima. Ci stai facendo venire i brividi, tutte le sere, sì. Conto, io non avevo dubbi. Ma giusto, giusto, proprio per i più ragazzi, sì. Giusto, tuffiamoci un altro in certo. Quel cinema, in quel mondo di Federico e Giulietta. Questa è la strada. Già, poveraccio. Ma se non ci stai te con lui, chi ci sta? Io sono ignorante, ma ho letto qualche libro. Tu non ci crederai, ma tutto quello che c'è a questo mondo serve a qualcosa. Ecco, prendi quel sasso lì, per esempio. Quale? Questo, uno qualunque. Beh, anche questo serve a qualcosa, anche questo sassetto. E a cosa serve? Serve... Ma che ne so io? Se lo sapessi, sai chi sarei? Chi? Il Padre Eterno, che sa tutto. Quando nasci, quando mori, e chi può saperlo? No, non lo so a cosa serve questo sasso io, ma a qualcosa deve servire. Perché se questo è inutile, allora è inutile tutto. Anche le stelle. Almeno vedo. E anche tu. Anche tu servi a qualcosa. Con la tua testa di arciopo. Questo sarà il primo Oscar di Federico. Questo sarà il primo Oscar. Il film della vita del nostro Papa Francesco, questo ha detto in una bellissima intervista il nostro Sua Santità, il film di una vita, nel senso che è il film che l'ha rapito con dei concetti profondi. Voi avete preso l'anima di questa pellicola, pellicola dove avete visto due attori straordinari, Zia Giulietta e Richard Baser, che ha interpretato questo matto, questo funnambolo che va sul... Io tutte le volte che lo rivedo, Lucia, mi emoziono per la bravura di Giulietta, di cosa con la sua mimica facciale riesce a dare lo stupore, come viene, come ecco. Cambiano le emozioni con le parole del matto. Per questo film l'Academy Awards, una cosa unica nella storia del cinema, decide di creare il titolo, la mozione speciale di film per straniero, di pellicola Oscar per il cinema straniero, quindi è il primo Oscar per il cinema. Infatti viene dato qualche anno dopo. Straniero, esattamente. Nel 57 gli viene assegnato e devo dire, facciamo vedere ai giovani, che purtroppo i giovani di oggi, ma non conoscono Federico come non conoscono i grandi della nostra Italia, è questo che oggi gli italiani devono cavalcare. Questi grandi personaggi. Ma noi pian pianino ci arriviamo, anche perché Federico è stato un maestro, lo è tuttora anche per altri premi Oscar. Pensate soltanto quante volte Sorrentino ha parlato di Fellini, e basta poi aver visto il suo film per capirne di più. Francesca, se io ti dovessi dire raccontami una giornata di Federico e Giulietta, tu da dove partiresti? Partirei dalla mattina quando Federico usciva, ve lo racconto così, chiudiamo gli occhi, chiudete gli occhi con le mie parole, vediamo se riesco a portarvi in via Marguta 110, dove quella è l'unica casa che io ho conosciuto ovviamente di Federico e Giulietta e Fregene. Allora, noi oggi li ricordiamo insieme
perché Federico e Giulietta erano un qualcosa di imprescindibile, cosa che oggi non sappiamo più che cosa sia, perché purtroppo i ragazzi si lasciano tornando dal viaggio di nozze. Federico non poteva vivere senza Giulietta, probabilmente Giulietta sì, perché era una donna forte, indipendente. Lei è la prima God Will Ambassador dell'UNICEF. Ricordiamocele queste cose belle di zia Giulietta, perché lei ha girato tutto il mondo per occuparsi dei bambini, che quella è stata la cosa, una delle cose belle di Giulietta, girare il mondo per stare vicino ai bambini, per un'esperienza che poi magari la ricordiamo, che cosa l'aveva provata. Federico si svegliava al mattino presto e faceva dei piccoli esercizi di ginnastica piccolissimi, alzava così per, con un allenatore carino che arrivava a casa, c'è tutta una cosa molto carina che racconta Torino Guerra, e poi faceva colazione, poi usciva. Non c'erano i cellulari, Federico non ha mai avuto un cellulare, usciva di casa prestissimo perché il suo spostamento era via Margutta, Cinecittà, non sapeva che cosa erano le vacanze. Federico Fellini non ha mai fatto le vacanze. Lui usciva e diceva all'autista: per cortesia si può fermare un attimo? Dopo che aveva preso magari un cappuccino da Canova, no? Dove ancora oggi lo ricordano, dove c'era appunto lui, questo bello ritorno dall'Oscar della strada. E dicevo: ma maestro, ma dottor, ma siamo appena partiti. No, devo un attimo telefonare a Giulietta. Entrava in un bar coi gettoni e chiamava Giulietta. Giuliettina, senti, ti volevo chiedere, ma oggi che cosa fai? Quindi c'era questa giornata di Federico con la sua creatività, con i suoi incontri, che continuamente aveva bisogno di questa linfa vitale di Giulietta, Giulietta forte, che era il suo punto di riferimento. Quando io dico, e tutti noi lo sappiamo, no? Federico ha creato dei capolavori, era un Michelangelo della creatività, disegnatore Lucia, sì, scrittore, poeta, sceneggiatore, regista, tutto insieme, no? Queste cose qui, unico nel suo genere, per questo che il mondo lo ricorda, l'Italia no, ma il mondo sì, e voi sì. Oggi li ricordate insieme. E abbiamo scelto di ricordarli, bravi, insieme, non domani, che invece purtroppo è l'anniversario della morte. Ricordiamoli insieme. Io sono sempre per ricordare la vita. L'anniversario della scomparsa. È una grande sciocchezza che si dice, che si racconti, che Giulietta fosse gelosissima di lui, lo avessi addirittura pedinato ad un certo punto. Qua, da quello che tu ci racconti, tu stai restituendo verità ad una storia. Sembra quasi che avesse più lui fame di lei di quanto non, certo, avesse, non ma fosse era così, il contrario. Ma era così, ma sei gelosa, Lucia, allora parliamoci chiaro, io il fascino... Qui non ci nascondiamo niente. No, niente, noi siamo a cuore aperto, sì, oggi, sì, non ci nascondiamo niente, e poi soprattutto perché in tutti questi anni io sto raccontando una grande storia d'amore, è un C'era una volta che io voglio raccontare ai giovani. Francesca, vogliamo fare una cosa? Sì. Adesso stupirò il mio capoautore, sì, che mi sta spellando viva perché sto tardando con la pubblicità. Sì. Voi a casa appesi, non vi schiodate dalla sedia. Lanciamo la pubblicità e poi state qua perché torniamo a questa grande storia d'amore. Pubblicità. Se avete già sognato con noi, continuerete a farlo, perché noi oggi stiamo celebrando Federico e Giulietta, non hanno bisogno neanche dei cognomi. Queste sono le notti di Cabiria. Mambo! Balli Cabiria, con me caschi bene già, sor meglio d'acco di Roma. Forza! Se
secondo Oscar di questa premiata ditta. Secondo Oscar, e questo è bello, ve lo racconto. Allora, voi dovete pensare che normalmente è difficilissimo vincere un Oscar uno dietro l'altro, no? La strada del Cabiri, arriva uno di seguito all'altro. Non ci credono alla nomination, cioè nel senso che dicono non andiamo come rappresentanza perché non ci crediamo troppo in questa nomination. Giuliettina decide di andare. Io dico, la chiamo Giuliettina perché per me, io ricordo una cosa, scusami, faccio un passo indietro importantissimo, è l'unica donna che ha mantenuto il suo cognome tutta la vita, Giulietta Masina. Verissimo. Non Giulietta Fellini. Verissimo. Giulietta Masina. Verissimo. Pensate alle signore che girano oggi come prendono i nomi dei mariti, poi divorziano, cambiano e mantengono il nome del marito importante. Parentesi chiusa. Lezioncine piccolissime, piccolissime pillole che di raccontano un personaggio esatto. Di grande classe. Lei va all'Oscar, seduta in questa serata con un bellissimo abito, io dico sempre grazie che c'è il web, andatevi a vedere quell'Oscar lì quando lei ritira dalle mani di Fred Astaire, no? Poi fa gingere Fred. Ah, quella è un'altra profezia. Poi ritornerò, ci rivediamo e andiamo avanti con i racconti. Ma c'è questa cosa, lei ritira l'Oscar, è emozionatissima per questo Oscar che arriva per Le notti di Cabiria, quello è un Oscar importantissimo per Giulietta perché era un personaggio che lei diceva io sono lontana da Cabiria, ma c'era questa forza, questo attaccamento alla vita che Giulietta aveva in fondamentale, ballava, c'era il ballo che lei adorava, no? E lei raccontava questa cosa bellissima di donna normale che alla serata, poi alla grande cena, il grande galà dopo seguito gli Oscar, lei ricordava questo. Intanto chiedo scusa a Fabio con l'occhietto che mi ha fatto, capisco che ha già trovato le immagini, continua a parlare Francesca, sì, cerchiamo anche di vedere quelle. C'è questa cosa bellissima che lei dice, va a chiedere l'autografo a Clark Gable, c'è perché eri suo mito. Una che dice due Oscar che va a chiedere l'autografo. E Clark Gable, bellissimo, anche con le sue orecchie a sventola, come diceva Federico, c'ha le orecchie un po' sventole. Ecco, è bella la gelosia maschile. In qualche modo doveva distruggere, no? E dice, no signora Masina, questa sera sono io che chiedo l'Oscar mamma a lei mia. E le chiedo di ballare con me. E si scatena perché era una ballerina. Grazie, Fabio, grazie. Bravi. Grande. Eccola Fabio, qua. Vabbè. Meravigliosa. Eccola meravigliosa. Qua. Grande. Eccola qua. Miss Giulietta Masina accepts the award. For Mr. Dino De Laurentiis, for the director Federico Fellini, for myself, thank you very much. Mamma mia. Mamma mia, mamma mia. Bello. Francesca, allora, stiamo restituendo davvero verità, è sì. Il caso di dirlo, a questa storia. Sì. Lei lanciati, lui genio, e l'abbiamo detto, lei con i piedi in terra, questo amore solido, questo riportarlo sempre alla concretezza della vita, ma talento assoluto, indipendente, poi vedremo che farà anche delle partecipazioni, gli sceneggiati pare che a Federico proprio non è che gli scendessero più di tanto, ma lei si incaponisce e li fa, eccetera. Eleonora e Camilla, esattamente, due successi esattamente incredibili della RAI. Non c'era il rischio di vite indipendenti, perché sono rimasti questo marchio? Perché sono rimasti questa... C'era questo rischio, loro hanno avuto due grandi dolori perché quando una coppia si ama, il desiderio più grande che una coppia può avere è quella di continuare, no? E di avere un bimbo. Loro hanno avuto due perdite, nel senso che Giulietta, proprio quando c'era la guerra, perde, cadendo dalle scale, un bimbo in gravidanza. E poi c'è la nascita nel 45 di Federichino, che scompare dopo 15 giorni. Giulietta sta malissimo non solo fisicamente, Lucia, ma sta malissimo psicologicamente. Io ho l'immagine di Federico, di quest'uomo forte che ha conquistato il mondo, che appunto ha portato a casa 5 Oscar, che porta la bara di mio cugino, una bara piccolina, bianca, ed è un qualcosa di un peso gigantesco che rimarrà, perché se voi guardate le immagini di Federico, Federico non amava essere fotografato, scherzava, ironizzava con la vita, raccontava delle pellicole che sono diventate dei capolavori, anticipando i tempi,
ma se tu vedevi Federico, lo guardavi profondamente, aveva una vena di dolore, di nostalgia che non si è mai ripagata. Questa coppia ha fatto così nel momento stesso che hanno perso Federico. Che cosa succede? Poteva sfaldarsi? No, sono diventati inossidabili, sono diventati coppia nel lavoro, ci sono state queste pellicole, questi personaggi che Federico ha scritto. Questa è bellissima, questa foto. Ci sono loro quando si sono sposati nel 43 e con Ginger e Fred l'altro omaggio che Federico, è una grande dichiarazione d'amore, le fa dicendo grazie Giulietta, no? Nei 50 anni del loro appunto anniversario di matrimonio. Una lunga storia d'amore. Loro diventano imprescindibili. Giulietta dà una grande lezione di vita durante una trasmissione televisiva dove lei e mia mamma raccontano il loro Fellini da sorella e moglie. E lei dice alla domanda di Marzullo: signora Masina, signora Maddalena, che cosa potete insegnare ai giovani dall'alto della vostra esperienza? Che cosa diciamo ai giovani? Qual è il segreto per restare insieme? E lei dice: la forza di abbozzare. Allora, cari ragazzi che ci state seguendo, coppie, che state lì a casa a seguire questa bella trasmissione di TV 2000, imparate che nella vita non si può chiudere la porta, andare via dopo un litigio, dopo un piccolo tradimento. State lì abbozzate, perché ci può essere qualcosa di meglio da scoprire nel giorno dopo. Questo il quieto vivere, tra virgolette, che chiamavano così le nostre mamme, le nostre nonne, ha reso questa coppia davvero inossidabile, che si porta ad esempio. Negli anni sono fiorite pessimi esempi di letteratura che hanno raccontato le più grandi stravaganze rispetto a questo matrimonio, le distrazioni di Federico e questa donna che sembrava sempre relegata in un angolo, un passo dietro al marito, che invece si scopre attraverso te che avesse una vita propria. Troppe dimenticanze, questo è un paese che dimentica, troppe dimenticanze per una donna che è stata una delle attrici più amate del mondo, perché Giuliettina non è solamente Federico. Giulietta, come dicevi tu, è la protagonista di due sceneggiati bellissimi che la Rai dovrebbe rimandare in onda invece di mandare tante altre cose. Ma chissà, forse potremmo rimandarlo noi, questo certo. Diciamo a Paolo Ruffini. Magari, direttore, Eleonora e Camilla, bellissimi, dove lei fa la mamma. Lei è, sono due personaggi diversi, ma dove lei fa la mamma, riguardiamoli, conosciamoli. Allora, tante signore, c'è una signora in particolare che continua ad andare in teatro, in televisione, a dire: io sono stata l'unico grande amore di Federico, basta. Puoi riprendermi telecamera numero uno, basta signora, non dico come si chiama ma ormai la conoscono tutti, basta, perché ricordatevi, è molto facile andare in teatro, andare in televisione raccontando qualcosa che, visto che le persone non ci sono più, possono dire questo non era così, è molto facile, quindi io cerco sempre di dire: non leggete sui giornali, non leggete i libri dove dicono lo scoop dell'anno, vi racconto il segreto dietro la storia di Federico e Giulietta. Sono tutte cose per vendere delle copie. Francesca, ci vogliamo rituffare ancora nel mondo cinematografico di Federico e di Giulietta, lo fa il nostro Fabio. E Lucia, in questo caso non c'è niente da aggiungere nel mostrare tra poco le immagini di un film che ha fatto la storia del cinema e anche del nostro paese. C'è però una notizia che proprio ieri ha visto il simbolo della Dolce Vita tornare a risplendere, perché sono passati tanti anni e anche la Fontana di Trevi, guardate con noi questa foto, ha avuto bisogno di qualche ritocco. E pensate, immaginate una grande struttura di plexiglass che la conteneva, lavori dal giugno dell'anno scorso, finalmente proprio ieri, tra l'applauso, devo dire spontaneo, dei turisti che si trovano in quel momento, è tornata l'acqua alla Fontana di Trevi. Ristrutturata totalmente grazie a fondi privati di una famosa casa di moda per oltre 2.180.000 euro, bello anche questo, ma quel simbolo, questa fontana, la città di Roma, l'Italia e la Dolce Vita sono diventati celebri nel mondo 55 anni fa grazie proprio a questo film, La Dolce Vita.
sì, Silvia. Vengo anch'io. Vengo anch'io. Ma sì, ha ragione lei, sto sbagliando tutto. Stiamo sbagliando tutto. Sì. Silvia, ma chi sei? Francesca, 4 Oscar più 1 alla carriera. C'è stato mai un film preferito di Federico e Giulietta? Ma guarda, io ti ho detto prima di Cabiria. Cabiria è un film che lei ha amato tantissimo, zia Giulietta, e ha amato tantissimo anche Ginger e Fred, perché in Ginger e Fred poteva raccontare, è una storia bellissima, io me lo riguardo in continuazione, c'è un grande Mastroianni, c'è un racconto che ha fatto Federico della televisione, straordinario, straordinario, tanti anni prima di come è diventata. Federico, non gli potevi fare questa domanda, perché sai, da buona giornalista tutti mi dicono: ma lei ha un rimpianto, signora? Dico, io il rimpianto, ecco, che grandi autori che hai, Lucia. Ma c'ho una squadra, la posso, perché io oggi sto sognando. Ma è stata una settimana speciale, ma oggi sto sognando con beh, me. Vada, grandissimo te. Loro, guardiamoli insieme. Grandissimo. E quindi io ho il grande rimpianto di non aver fatto un'intervista a Federico. Io sono, purtroppo, quando Federico è scomparso avevo 27 anni, giovane, grande, non lo so, un'età forse non era il momento giusto per perderlo. Ma forse perché avevi vissuto tanto con loro, quindi sì, sai, ma non gli potevi chiedere, non so se qual era il suo domande film da fare, sai? No, nel senso che noi, quando lui veniva a Rimini, aveva voglia di stare tra i cappelletti di mia mamma. Maddalenina, mi fai il bollito. A tavola in casa Fellini, cioè proprio non voleva tutto quello. Lui è stato l'uomo più importante del mondo, altro che i presidenti della Repubblica, i ministri che abbiamo oggi. Lui era un uomo che era amato in tutto il mondo. Solo questo paese è in grado di dimenticare un uomo come... Però io sono positiva, Lucia, e ti tu voglio dire questo. Su questa cosa, allora, io ti voglio dire questo. Io ho un DNA positivo, che è quello felliniano, e voglio vedere questo, in questo quadro di quest'Italia di questo momento. Che cosa ho visto? Io ho letto, perché mi tengo informata e vedo che cosa accade quotidianamente, essendo giornalista, insomma, è quello che ci capita di fare. Guardate questa foto intanto, allora, se tu, che devo farti anche i complimenti, sei identica, cioè avevi 27 anni in quella foto, sì. Se me la rimettete mi fate, ecco qua, guardate no, qui ne avevo 18, ecco, ma figuriamoci, qui ne avevo un po' di cioè, meno, allora sei ancora identica, da allora facciamo, grazie. Dicono che le rosse, che le rosse abbiano questo dono, ragazzi, della verità. Invece sono una golden lady, e ben venga che le cinquantenni, insomma, grazie, siano brava, così. Allora, io che cosa vedo di positivo? Io un giorno ho fatto i complimenti, ho alzato il telefono, ho fatto i complimenti a quella che era la presidente del FAI. La signora Borretti Buitoni, perfetto. Borretti Buitoni, dopo arriva la dottoressa Borretti Buitoni come presidente, sì. E lei aveva indetto le primarie della cultura sul web. Allora, attenzione: Giuseppe Verdi, Michelangelo, Leonardo, Giotto, Federico Fellini, questi 5 nomi di grandi italiani nel mondo, votateli sul web, italiani, e conosceteli. Io ho preso il telefono e ho detto: signora, io le faccio i complimenti, sono Francesca Fellini, è stata l'unica donna che ha pensato una cosa del genere. Allora, in questo momento ho letto, che è proprio una nomina di questi giorni, che un ente così importante come l'ENIT, l'ente nazionale italiano del turismo, è andato come carica a una donna che io stimo molto, Cristina Evellin. Avete sentito parlare, no, questa Basti donna? Basti pensare dalle Olimpiadi di Torino in poi. Cioè. Benissimo, allora c'è una donna. Allora, questi sono i personaggi da cavalcare per far conoscere il nostro paese nel mondo, che è il più bello del mondo, l'Italia. Ed è in tanto assoluto bello, Francesca, perché ha anche una storia e ha una memoria da coltivare. Certo. Allora, noi vi riportiamo un attimo sul set della Dolce Vita. C'era una ragazzina di pochi anni, già bellissima e molto promettente. Sì. E lo sguardo, l'occhio e perché no, il cuore di Mastroianni si posa su di lei. È cresciuta, è una grandissima del teatro. Si chiama Valeria Ciangottini e questa è una sorpresa anche per te. Guardate qui.
posso passare la mia vita a telefonare a te. Voglio lavorare in pace. Non lo so. Signorina, mi fai il favore, ma mi chiude quel giubbotto. No, non te lo dico dove sono. E non so cosa torno, ma va all'inferno. Quando rivedo oggi La Dolce Vita, innanzitutto lo trovo comunque un capolavoro. Per quanto riguarda me, io mi vedo così piccola, anche un po' bassina rispetto adesso, e mi faccio tenerezza da sola, perché sono piccola. Quando ero più giovane diceva sembra mia figlia, adesso non so, sembra mia nipote. Puoi stare un po' zitta con quella vocina? Fellini disse in televisione in una rubrica di cinema e scrisse su dei giornali che cercava una ragazzina dai 12 ai 14 anni e allora intorno a me tutti hanno detto ah sei tu, devi andare, e allora io ho convinto mia madre ad accompagnarmi e poi lì per lì mi ha detto subito è lei, tutta entusiasta, però poi ho fatto un paio di provini e insomma nel frattempo è passato un pochino di tempo e poi sono stata scelta e ho fatto il film. Oh, Bellina, poi, esagerato. Avanti, che lo sai benissimo di essere bellina. La Dolce Vita per me è stato l'inizio. Non avevo fatto nulla nel cinema, quindi era assolutamente digiuna. Per me quella era la normalità, cioè un regista gentilissimo, come un padre, che mi spiegava le cose e che io le facevo senza difficoltà. E questo è stato molto bello. Poi c'era un'atmosfera sul set molto piacevole, perché un po' perché erano gli ultimi giorni di lavorazione, quindi erano tutti molto rilassati, tutti tranquilli, eravamo a passo scuro in un posto bello, questa spiaggia, era piacevole, ecco. Tutto è stato molto facile, molto piacevole. Mi ricordo che veramente mi ha messo a mio agio in una maniera fantastica, quindi ho un ricordo bellissimo di lui. E poi dopo ci siamo incontrati varie altre volte e questa cosa l'ho rimarcata anche dopo. Poi l'ultima volta che ci siamo visti mi ha detto vorrei fare un film con tutti gli attori che ho avuto nel passato, magari sarebbe bellissimo, che chissà se l'ha detto perché lo pensava veramente oppure era una cosa carina. In ogni caso, insomma, lui era un grandissimo artista. So che in studio c'è Francesca e volevo mandarle un saluto, un abbraccio forte perché ci siamo conosciute e la trovo veramente una donna fantastica. Che grazie. Splendore! Grazie. Donna splendida, Valeria, mando un bacino. Che bella donna che sì. Sei, perché noi ti abbiamo visto nella Dolce Vita, sei una grande signora di questa Italia. È vero. Signore che non si fanno il botulino, niente. E diciamo anche quello, viva Valeria! Senti Francesca, abbiamo 5 minuti che vorremmo durassero un'eternità, adesso sfogliamo un album per il quale dobbiamo dire grazie non solo a te ma anche al tuo papà che ci sta guardando. Posso mandargli un bacino? Devi. Questa ce l'ha scattata lui, questo è uno dei tanti scatti importanti della mia vita, come la mia meravigliosa compagna, amica, punto di riferimento di tutta una vita che è stata la mia mamma, Maddalena, che purtroppo è scomparsa 11 anni fa. Questo è uno scatto bellissimo della grandissima storia d'amore che ho avuto con questa signora incredibile e importante. A casa c'è l'uomo più importante della mia vita che si chiama Giorgio, che è il mio papà. Grazie papà. Senti grazie. Francesca, questa famiglia intanto scorrono. Scusa, dico solamente una cosa, perché ho detto l'uomo più importante della mia vita, ovviamente, che mi ha dato la luce 50 anni fa, insieme all'uomo più importante della mia vita, che è il mio compagno. Perché va detto, perché sennò si offendono a casa. Quindi sono i due uomini più importanti della mia vita. Noi, Francesca, mentre scorre davvero, cioè, sfogliamo quest'album, ti devo chiedere una cosa. Ora siamo tutti bravi a ricordare la grandezza di Fellini e di Giulietta Masina.
tempi durissimi personali hanno vissuto, poi c'è questo scandalo, tra virgolette, che è la malattia, perché la malattia che poi coglie entrambi, certo, è scandalosa. Quali sono stati, come sono stati? Ma guarda, io credo che sia stata una fine che neanche nei peggiori romanzi si riesce a pensare. E allora, ripercorrendo quei momenti, io ti dico solo che Federico stava già male quando è andato a ricevere l'Oscar a Los Angeles, non se la sentiva di andare a ricevere l'Oscar, di fare questo viaggio col jet lag e con tutto, era molto nervoso, come avete visto, sì, nelle immagini, era emozionato, ovviamente tutto, fa ritornando questo intervento a Ginevra e poi decide questo aneurisma addominale, che ovviamente gli era stato consigliato dal suo medico, decide di venire a trascorrere la convalescenza a Rimini, al Grand Hotel, perché sente il bisogno, io così lo voglio interpretare, di tornare alle origini, la città che gli aveva dato i natali, no? Nel momento della malattia. Al Grand Hotel c'è un ultimo pranzo, una cosa è l'ultimo momento che io ho potuto vivere accanto allo zio Federico, c'è lui che dice, perché zia Giulietta era tornata a Roma una giornata, l'aveva lasciato un giorno, lui chiama mia mamma e dice: Maddalena, oggi vorrei mangiare un brodetto, un pescino, un brodetto, gli piaceva molto il pesce che faceva il Grand Hotel, venite Giorgio, con Giorgino, con la Franceschina, che mangiamo tutti insieme. Abbiamo fatto questo pranzo, purtroppo poi lui ha avuto un ictus e c'è tutto questo. La cosa bella da ricordare di questo Federico è che da Ferrara, dopo l'ictus, lui era in una clinica di riabilitazione. A Giulietta avevano diagnosticato un tumore al polmone con le metastasi cerebrali e quella che era la forza della vita di Giulietta, i suoi capelli, questa chioma straordinaria, mamma, purtroppo con la chemioterapia, perché con la chemioterapia si perdono, una chemioterapia molto intensa, lei era andata a trovare Federico a Ferrara con un turbante e per raccogliere un giornale, il turbante ovviamente a Federico era stato vietato di dire qualsiasi cosa, questo piccolo turbante di questa creatura meravigliosa cade e Federico realizza, senza che gli fosse stato detto niente, realizza e lui scappa prenotando una macchina, perché lei era ricoverata alla clinica Moscati qui di Roma, no? Torna a Roma e Federico da solo con una macchina, con un autista, decide di scappare in una notte per dormire nella camera accanto con Giulietta. Allora, quando le signore dicono il grande amore, sono stata io il grande amore, basta pensare a questo, a che cosa è stato per Federico, che è stato in coma poi fino al 31, perché ha passato il loro 50° e sapeva quanto per Giulietta fosse importante questa data. Federico ha avuto un encefalogramma piatto il 31 di ottobre, non il 29, non il 28, non il 30. Le ha donato il cinquantesimo. E le ha donato la stessa partecipazione, guardate, la prima del 43, la seconda del 93. C'era un indirizzo comune questa volta, c'erano degli angeli a vegliare su di loro, hanno vegliato tutta la loro vita e forse hanno vegliato anche quell'ultimo momento. Francesca, noi avevamo un altro omaggio da doverti fare, ricordando Fellini, 2013, è un piccolo capolavoro, avevamo isolato l'intervento di Tonino Guerra. Noi torneremo perché Francesca difficilmente ti molleremo. E grazie di averci chiamati alla verità. Non riempiamoci mai la bocca di stupidaggini, perché le persone, indipendentemente da quello che abbiano lasciato e fatto, sono esseri umani che vanno rispettati. Assolutamente. Dio ti benedica. Grazie. Ti portiamo a Milano con l'Expo. Grazie di cuore a tutti voi. A Francesca Fabri Fellini. E viva Federico e viva Giulietta. E viva Federico e viva Giulietta. Grazie per quello che